Ciao ragazzi, continua la striscia positiva dei Gators che hanno conquistato questi due punti importanti per la classifica, per il proseguimento del campionato. Sentiamo dal presidente come ha visto questa partita, che io onestamente ho visto soltanto un pezzettino, cioè il terzo quarto, il resto era una squadra un po' latitante. Sentiamo un po'. Sì, diciamo che ci siamo come sempre purtroppo adattati all'avversario. Loro sono molto quadrati, giocano una pallacanestro aggressiva e un po' lenti, e noi ci siamo adeguati al loro ritmo sbagliando, facendo solo delle piccole folate che ci hanno sempre dato un vantaggio sulla decina di punti. Poi il terzo quarto, fine secondo quarto, due bombe di Campanelli ci hanno dato il più 11, e poi Campanelli di nuovo grande protagonista nel terzo quarto, dove c'è stato forse a lungo decisivo. Poi partita che è servita a far girare tutti, abbiamo avuto anche buoni segnali dai giovani, in primis Frank che ha fatto i primi due punti, quindi pasta assicurata il prossimo allenamento. E per il resto sì, vittoria che ci consolida al secondo posto, la striscia continua, speriamo di continuare così, che i ragazzi non abbiano una flessione molto emotiva per pensare di essere già arrivati, invece siamo solo a un terzo della stagione. Vediamo qui uno dei protagonisti, dei giovani, che cosa ha da dire in merito alla sua esperienza, questi due primi punti che sono importanti per il morale. Certo, sì. E soprattutto per la squadra, per le paste, perché insomma, ci sperano sempre che i giovani facciano qualche cosa di buono. Sì, siamo stati in questa partita siamo stati bravi, perché loro, come ha già detto Franchi, sono una squadra che non ha grandissime individualità, però molto quadrata come squadra. Quindi anche se erano a zero punti potevano comunque metterci in difficoltà, invece siamo stati bravi a portarla a casa. In questo modo abbiamo potuto allungare la striscia e siamo contenti, ecco. Ok, io direi che può portare le paste, perché continua a copiare anche le frasi, comunque va bene lo stesso. L'importante è che faccia punti e che faccia esperienza. Alla prossima, ciao a tutti.